Ciao a tutti ragazzi, ben ritrovati e bentornati. Se è la prima volta, benvenuti nel canale di Milan Insight. Oggi siamo qui per analisi più pagelli di Salisburgo-Milan 1-1. Prima di cominciare però ragazzi, vi ricordo gentilmente di lasciare un like al video, iscrivetevi al canale e attivate la campanellina. In descrizione tutti i link per seguirci dappertutto e sul sito internet. E mi raccomando, non abbandonateci mai. Allora ragazzi, partiamo subito. Ieri purtroppo non siamo riusciti ad uscire col video dell'analisi, quindi oggi facciamo due in uno. Analisi. Allora, per me è un pareggio da non disdegnare. Arrivato su un campo difficile, basta ricordare che il Salisburgo l'anno scorso in Champions non ha mai perso in casa, nonostante abbia affrontato squadre come Lille, come Bayern Monaco, Wolfsburg, insomma, non ha mai perso contro una squadra che gioca bene, ben organizzata, con tanti tanti bei talenti, e considerato anche il fatto che eravamo andati in svantaggio. Certo, a pensare al palo di Leao all'ultimo secondo un po' si grida vendetta, e vedendo anche il risultato nell'altra partita con il Chelsea che ha perso Zagabria, si poteva fare di più, questo è vero. Però, ripeto, un pareggio da non disdegnare. Sugli scudi Selemakers, che oltre al gol ha trovato tante belle giocate, è stato nel vivo del gioco, speriamo possa essere per lui una chiave di svolta. Bene anche Leao, che è andato vicino al gol con il palo all'ultima occasione. Bene anche Tomori, mentre ha sofferto Kalulu. Sia lui che sia Calabria hanno un po' sofferto in difesa. Bennacer non benissimo a centrocampo e male anche Giroud in attacco. Questo è quanto. Siamo andati in svantaggio, l'abbiamo ripresa, abbiamo rischiato di vincerla, però la prossima in casa con lo Zagabria comincia ad essere importante e da vincere obbligatoriamente. Passiamo ai voti, ragazzi. Maignan, allora, gli do 6 perché è un voto tra il 5 sull'occasione del gol e il 7 per le altre belle parate. Sul gol poteva fare qualcosina di più. È vero che la palla viene un po' ciabattata da Okafor, e quindi lo trae in inganno, non viene presa benissimo dall'attaccante svizzero, motivo per cui si trova un attimino, ecco, diciamo così, spiazzato da questo tiro e gli passa sotto le gambe. Poteva fare di più. Quando un portiere prende gol sotto le gambe 9 volte su 10 è colpa sua. Detto questo, però, si è disimpegnato con tante altre buone parate che alla fine hanno anche contribuito al pareggio, quindi 6 per Maignan, 5 e mezzo per Calabria, che è anche ammonito, per carità, però nella velocità degli avversari è stato spesso saltato, si trovava spesso fuori tempo. Infatti anche lui ieri ha detto di non essere stato per niente contento della sua prestazione. Kalulu, 5 e mezzo anche per lui, che è anche per lui una sorta di media tra il 5 del primo tempo e il 6 del secondo, dove ha sofferto molto meno. Però nel primo tempo, come si vede anche sul gol, insomma, anche lui è stato, diciamo, battuto sulla rapidità, sull'agilità, sulla velocità dagli attaccanti del Salisburgo, da Okafor in particolare. Non sarà una brutta prestazione a farci dubitare di lui, però insomma bisogna reagire al più presto. Tomori invece 6 e mezzo, a differenza di Kalulu, riesce a, diciamo, a contrastare con la fisicità gli attaccanti del Salisburgo, e anche quando si tratta di andare in velocità riesce a farsi sentire, a farsi rispettare.
Teo, voto 5 e mezzo, avrebbe preso 6, perché comunque sia è stato ben presente, non è stato mai saltato a memoria. Mezzo voto in meno per la mal giocata degli ultimi minuti, dove nel tentativo di cambiare il gioco serve Sesco che per poco non ci fa il 2-1. In linea di massima, ripeto, c'è stato, però quell'erroraccio là poteva costare caro, quindi mezzo voto in meno. Bennacer, voto 5 e mezzo anche per lui. A volte dovrebbe ricordarsi della differenza che c'è netta tra Champions e Serie A, perché praticamente in Serie A ti permettono anche di allungarti un po' il pallone perché il pressing non è feroce, in Champions questi non te lo permettono. E temporeggiare, esitare su un mezzo pallone può costarti caro, come d'altronde è successo in occasione del primo gol, dove perde palla e poi insomma Okafor attacca Lulu e batte Maignan. Ha il merito di dare in là in là l'azione del pareggio, che però se vogliamo è grande merito di De Ketelaere che lo smarca, Leao che serve Selemakers e il belga che segna. Lui fa da tramite tra la giocata di De Ketelaere e Leao, che è un passaggio. Quindi poco altro, 5 e mezzo per Benasere. Se invece per Tonali, che costituisce la parte fisica della mediana rossonera ed è riuscito a far notare questa caratteristica a fronte di un centrocampo austriaco un po' più deboluccio, diciamo fisicamente, ma che lo hanno messo un po' in difficoltà per quanto riguarda velocità, ritmi e intensità. Lui tutto sommato comunque ha risposto bene, è andato un po' in affanno, però se l'è cavata, quindi 6. Veniamo alla mediana, Leao 6 e mezzo. I periodi di pausa sono non ben, però sono accettati se poi mi decide la partita con un assist e quasi se me la decide con un gol. In mezzo ci sono tante pause, tante. No, tante, diciamo qualche dribbling non è andato a buon fine, qualche incaponimento di tentare obbligatoriamente il dribbling quando poteva tranquillamente passare a compagni più liberi, però ripeto, assist e quasi me la decidi se è mezzo obbligatorio. Se anche per De Ketelaere, e vi prego di non cominciare a contestare il rendimento di De Ketelaere. Ho sempre detto che ci vorrà un po' di tempo per abituarsi e per far vedere tutte le sue qualità, che in parte già sono emerse, ma ne ha tante altre da far vedere. La giocata per dare in là, per dare il via all'azione del pareggio è da grande, grande giocatore. Sei per De Ketelaere. Selemakers, migliore in campo, voto 7 per lui. Ripeto, a parte il gol, però l'ho visto bello pimpante, bello attivo, ben presente all'interno delle azioni offensive. Speriamo sia per lui un punto di svolta. Giroud, voto 5, mi dispiace. Però veramente non l'ha presa mai. Una volta che l'ha presa l'ha malamente sprecata e sinceramente non ho capito perché non abbia aspettato un attimino, si poteva avvicinare alla porta, poteva darla a Leao, non l'ho capito. Quindi male Giroud. Per quanto riguarda i subentrati, ho visto bene sia Dest che Pobega, 6 e mezzo per entrambi. Il terzino l'ho visto bello reattivo, molto tecnico devo dire, anche quando gli spazi erano stretti spesso è uscito vincitore e ben veloce, si vede che è agile anche. E per quanto riguarda Pobega, in un ambito dove i ritmi si alzano e la fisicità conta e l'intensità pure, ha trovato pane per i suoi denti, è andato pure alla conclusione un paio di volte, poteva fare meglio, però insomma, è entrato bene Pobega. Per quanto riguarda gli altri sostituti, Diaz male, male male,
ogni pallone che ha ricevuto l'ha perso. Messias ha giocato poco, mentre per quanto riguarda Origi poteva fare di più, voto 6 per lui. Però ha dato una palla, ha quasi dato una palla a Diaz, che se si fosse tramutato in gol sarebbe stato un grande, grande assist. Per il resto però l'ho visto anche sul pezzo, sinceramente, ben centrato. Secondo me sabato lo vedremo titolare a Genoa. Questo è quanto ragazzi, io vi ringrazio, vi saluto, vi ricordo sempre di lasciare like, iscrivetevi al canale, attivate la campanellina, seguiteci dappertutto e sul sito internet, trovate tutti i link qui sotto, fateci sapere qui sotto nei commenti le vostre sensazioni, la vostra analisi, anche le vostre pagelle e mi raccomando, seguite sempre Milan Inside. Ciao ragazzi e sempre Forza Milan.